attenzione agli stigmi, perché non c'è nessuna certezza che sia una malattia di un determinato tipo di popolazione o di cittadini. Assolutamente no. Le tre persone sono in discrete condizioni di salute. Una sola ha presentato una febbre di breve durata e tutte hanno un ingrossamento di alcune ghiandole linfatiche che appaiono dolenti e la comparsa di un numero limitato di piccole pustole cutanee localizzate. La trasmissione avviene attraverso contatti stretti. Ora, i rapporti sessuali possono essere considerati dei contatti stretti, ma non sono gli unici contatti stretti possibili. Quindi io eviterei di identificare questa malattia come una malattia a trasmissione sessuale al momento e soprattutto di identificare la popolazione di uomini che fanno sesso con uomini come portatori di questa malattia, perché credo che questo sia anche un problema di responsabilità dal punto di vista della non stigmatizzare questa situazione. Attenzione agli stigmi, perché non c'è nessuna certezza che sia una malattia di un determinato tipo di popolazione o di cittadini. Assolutamente no. È un contagio che si ottiene attraverso contatto stretto, tra l'altro anche con liquidi biologici, con la saliva. Non esiste un vaccino per questo virus, però un virus molto simile a quello del vaiolo umano, e quindi tutte le persone che si sono vaccinate per quel virus hanno, e questo è dimostrato scientificamente, un certo grado di immunità, quindi di capacità di difesa. Ovviamente i dati che potranno essere raccolti dall'Istituto Lazzaro Spallanzani ci daranno un elemento ancora di più che riguarda noi, cioè la popolazione italiana, quanto effettivamente è in grado di difendersi da tutto questo. Io capisco, ne comprendiamo che c'è, come è giusto che sia, un innalzamento, no, della nostra soglia di sensibilità come opinione pubblica, ma anche come comunità scientifica dopo che c'è stato il Covid. E quindi è giustificato, diciamo, che non l'allarme ma la domanda che il cittadino e che voi rilanciate, no, come media, ma ci dobbiamo preoccupare. Allora la nostra risposta è chiara e netta: nessun allarme, nessuna preoccupazione eccessiva, c'è, come giusto che sia, nessuna sottovalutazione, anche perché tutto quello che c'è da fare lo stiamo facendo. In settimana isoleremo anche il virus, quindi faremo anche le prove di neutralizzazione con quello che abbiamo a disposizione, faremo anche la sierologia diagnostica, quindi l'opinione pubblica deve stare tranquilla e serena, nessun allarme.